Ciao, mi trovo in provincia di Ferrara. Sono qui per visitare una villa molto antica, la Villa Boccaccini, detta anche Villa dalle finestre che ridono, perché in questo edificio negli anni 70 Pupi Avati ha girato il film La casa dalle finestre che ridono. Adesso entro dentro quel che rimane della villa, perché è un rudere. Vedete, questa è l'entrata, questa che vi faccio vedere adesso è l'entrata della villa. Adesso entro dentro e vado a vedere cosa è rimasto dell'antichità. Questa è una villa del 700, vediamo. Siamo sui lidi ferraresi, provincia di Ferrara, nella zona di Comacchio. La conosco in tanti, sta villa. Ecco, vediamo. Eccola qua, vi faccio vedere. Eccola qui. Adesso entriamo in mezzo alla folta vegetazione. Ci avventuriamo. Io e il mio aiutante, Nick, ci avventuriamo alla visita, alla scoperta di questa villa antica dove Pupi Avati ha girato un film molto famoso. Eccola qui. Allora, adesso io mi sto avventurando, sto entrando nella foresta. Ecco qui la villa. Che antichità, guarda le mura, guarda che antichità. E qui c'è un ramo che punge. Allora, vediamo un po'. Questa è una villa che hanno visitato tanti urbex. Ne rimane ben poco perché ormai è tutta crollata, è tutta diroccata. Vediamo, vi faccio vedere quello che si riesce a vedere. Guarda qui le mura, guarda in mezzo alla vegetazione, guarda le mura della Villa Boccaccini. Guarda, allora vado per di qua. Che antichità, guarda qui, oh. E sono entrata nella Villa Boccaccini. Guarda il pavimento, è crollato tutto. Guarda, cosa ci deve essere qui, una vasca, qualcosa. Vedi, ci sono dei fili. Guarda un finestrino, guarda qui che antichità. Vediamo di qua, vediamo, guarda. Allora, andiamo a vedere prima da questa parte. Guarda qui. Vediamo che mi ritrovo qui. È tutto crollato. Guarda. E queste erano le stanze della villa. Andiamo a vedere. Guarda qui. Guarda che villa. Oh, guarda. Tutta diroccata. Hai visto? Che sta venendo giù a pezzi. Guarda. Guarda qui. C'era pure una grata lì, una... che antichità! Che antichità! Guarda qui, tutta diroccata, tutti i mattoni che sono crollati. E le tende pure qui per terra. Andiamo a vedere da quest'altra parte. Andiamo a vedere. Che antichità! Guarda qui, cos'è questo? Non si sa se una tenda o un giubbotto di qualche accampato. Guarda qui, è tutta diroccata, guarda, sta crollando tutta. Hai visto? Non c'era niente da guardare. Che scrivono qua le scritte degli idioti? Non c'è proprio niente da guardare, però c'è l'antichità, oh. C'è l'antichità, che a me l'antichità mi piace molto. L'antichità, la villa del 700, guarda qui, oh, guarda qui, è un pezzo di villa che è crollato. Mamma mia, andiamo a vedere di qua chi c'è. Guarda qui, guarda, che antichità. Andiamo a vedere che è sto cornicchio qui. Vediamo, vediamo, è tutta crollata, oh. Questa era un'altra stanza, oh. Guarda.
dove si può andare? C'è anche su, c'è anche una terrazza, però non si può andare. Guarda, guarda qui la villa avvolta dalla vegetazione. Hai visto? Vediamo un po' se c'è qualche altra cosa da vedere da quella parte. Che antichità! Guarda, guarda. Questa è la villa, guarda. Gli affreschi, ti voglio far vedere gli affreschi. Allora, adesso io, vedi, ti faccio vedere gli affreschi vicino al muro, che ancora si vede qualcosa, vedi? E c'è questo coso qui, sembra un sagittario, guarda, un giullare lì. Mamma mia, che antichità! Che antichità, guarda lì, guarda. Un altro affresco lì. Questo era bello il piano di sopra, eh. Un altro affresco lì, guarda. Che meraviglia. Aspetta, che ti faccio vedere se trovo qualche altro affresco pure da sta parte. Guarda, guarda, non c'è proprio pochissimo da vedere. Guarda, cos'era quello? Boh. Mamma mia, che villa. Che villa. Guarda, guarda qui quell'affresco lì. Chissà, mi sembrano degli affreschi satanici. Guarda lì, guarda che antichità, guarda. Qui Pupi Avati è venuto nel 1976, io non ero ancora nata. E Pupi Avati è venuto dentro questa villa, che era una villa ovviamente messa meglio 50 e 45 anni fa, quanto adesso è tutta crollata, tutta diroccata. E quindi una volta era accessibile, adesso non lo è più. E c'è veramente poco da farvi vedere, però il fascino della villa merita, merita davvero. Vediamo, vediamo, c'è pure una farfalla che svolazza. E che antichità, guarda qui. Guarda qui, oh, vediamo, è crollato tutto. Cosa c'era lì? C'era un camino. Chissà cosa c'era. Vedi, sono le mura, vedi? Ti faccio vedere, guarda, si stacca. Si staccano, vedi? 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 Crolla tutto, si stacca tutte le mura, guarda. Guarda come si stacca, guarda come si stacca. Sta venendo giù a pezzi. Povera villa! Questa veramente era una bella villa, eh. Chissà se si può vedere da fuori. Vediamo, andiamo da quella parte, voglio vedere un attimo. Che antichità! Guarda qui, tutta crollata. Guarda per terra, ci sono stati gli accampati qui, ci sono dei giubbotti, ci sono stati gli sfollati di guerra. Vediamo, vediamo. Vediamo, almeno qui vi posso far vedere da fuori. Vi posso far vedere, vedi? Vedi? Che antichità, guarda i soffitti celesti, guarda. Guarda la villa. Guarda che antichità. Mamma mia. Che peccato, perché c'era anche un terrazzo al piano di sopra, eh. Però non si può più andare, guarda, guarda lì, ci sono. Guarda lì che ci sono gli affreschi, guarda gli affreschi, guarda gli affreschi, ci sono i pomidori, che sono quelle cose lì, la verdura. Ci sono delle mattonelle qui, vedi, degli affreschi con le zucche. Sopra sopra c'è un leone, guarda, la testa di leone. Guarda che antichità! La testa di leone, che antichità! Guarda, guarda, qua è crollato tutto, è venuto giù tutto. Andiamo a vedere da quest'altra parte. I gradini, guarda, qui c'è una scala. C'è una scala. Guarda, questa era una scala. I gradini per andar su. Che antichità! E di qua cosa c'è? Fammi vedere, va. Fammi
fammi vedere. Oh, di lì c'è ancora una tenda, oh. In fondo di lì. Mi devo mantenere vicino agli alberi, se no. Guarda, qui c'è la grata. Guarda lì, guarda. Guarda lì. Guarda, c'era un affresco pure lì. Andiamo a vedere di qua. Andiamo a vedere di qua. Vi faccio vedere. Quest'albero si ricorda la villa come era bella una volta. Guarda, guarda che in quella finestra che ride c'è ancora una tenda appesa, tutta mozzicata dalle pantegane, dai topi, dai roditori. Andiamo qua intorno alla villa. Che antichità! Guarda qui, andiamo a vedere qui intorno, dai. Andiamo a vedere qui intorno cosa c'è. Pezzi di tetto della villa caduti. Andiamo a vedere. Qui c'è un'altra finestra che ride con la grata. Guarda, la grata di ferro, il carcere. Oh, chi ci sarà qua dentro? Guarda lì, guarda l'altra finestra. Guarda l'altra finestra, la tenda anche lì, la tenda rossa. Che antichità. Cos'è sta roba qui, sto mazzo qui, sto bastone per terra. Madonna che antichità. Andiamo a vedere. Qua c'è un altro ingresso. Qua c'è un altro ingresso. Vediamo dove mi porta questo ingresso. E cosa c'era qui per terra? Un pozzo. Aspetta che cammino di qua. Che antichità. Madonna mia, che antichità. Guarda che sedia, oh. Guarda che sedia, che roba antica. Il camino. Il camino. Guarda lì, sta crollando tutto. Sta crollando tutto. Guarda che camino antico. Guarda. Mamma mia, 1700, lì al piano di sopra è crollato tutto. Guarda lì l'erba che sta crescendo e si sta impossessando. Questa è una vecchia coperta della nonna decessa negli anni 1800. Questa coperta si ricorda il 1800. Mamma mia, che antichità! Oppure qualche profugo che è stato qui a dormire. E guarda, guarda, qui hanno acceso anche il fuoco. Qua hanno acceso pure il fuoco, quindi c'è stato il profugo. C'è stato il profugo, guarda. Guarda lì, è tutto bruciato per terra, ci sono dei vestiti qua per terra. E vedi le scatolette di tonno, vedi? Le scatolette di tonno, ti faccio vedere il Rio Mare, guarda. C'è stato il profugo, bottiglie d'acqua. Vedi i panni sporchi, guarda la ciabatta. C'è stata pure una profuga. Il coso di succo di frutta. Ma che schifo qua dentro. Che schifo. Ci sono stati i profughi. Gli sfollati di guerra. E qua che c'è qui? Che c'è qua per terra? Cos'è sta roba? Che antichità. Qua. Madonna mia. Guarda, guarda. Di qui si vede... Di qui si vede un'altra parte della villa, guarda. Guarda qui, guarda. Guarda qui, guarda. Guarda. Che antichità, guarda il tetto tutto crollato. Guarda qui. C'erano le pareti rosse, era una villa a luci rosse. Chissà se si può andare da quest'altra parte. Ma avventuro. Ma io qua ci sono già andata, no? Chissà. Non mi ricordo. Che è tutta diroccata. È tutta diroccata. Guarda qui. Guarda qui. Guarda qui. Cammino in mezzo ai detriti. Mamma mia. Sono all'interno della villa Boccaccini. La villa a luci rosse, vedi? Delle finestre che ridono. Guarda, mi trovo in mezzo ai ruderi. Sto camminando in mezzo ai ruderi.
Questo è l'ingresso dove sono entrata prima, guarda, non c'è più niente da vedere, mi pare che abbiamo visto tutto. Peccato che questa villa è ridotta in queste condizioni veramente pietose. Vedete? Eccola qui, Villa Boccaccini, la casa dalle finestre che ridono. Sono entrata da quella parte, me ne ritorno da quella parte. Vediamo. Che antichità. Guarda qui, cosa c'era? Un camino qui, chissà cosa c'era. Che antichità. Bene, adesso vi faccio vedere. Faccio un'altra ripresa da fuori. Eccola qui, guarda. Ah, allora questo qui, ecco, ti faccio vedere. Hai visto lì sopra? Quella era una terrazza, non si può accedere purtroppo. Era una terrazza panoramica bellissima della villa, perché si trovava al di sopra, questa villa era a tre piani e la terrazza era sopra, vedi? Guarda qui, tutta coperta, avvolta dalla vegetazione. Questa villa tra poco morirà definitivamente perché sta crollando a pezzi, vedete le mura vengono via come il gesso, vedete qui? Ecco una villa, un'esplorazione molto bella, mi è piaciuta tanto l'esplorazione. Adesso ti volevo far vedere un attimo una cosa. Vedete, c'è ancora un gradino qui, c'è ancora un gradino. Guarda lì cosa c'è! Qui non te l'ho fatto vedere prima. Questa stanza, vedi, ci sono gli architravi ancora antichi, vedete? Tutti arrugginiti. Che antichità! Guarda qui, qui c'erano i gradini che andavano al piano di sopra. Questa era una scala, vedete? Qui c'era la scala e portava al piano di sopra, al secondo piano. E poi al secondo piano c'era la scala che portava al terzo piano. Ma la cosa più antica è sta cucina, guarda che cucina dell'Ottocento. Hai visto che cucina, che è crollata tutto, la sedia, la cucina. Che antichità, guarda qui, guarda che cucina. Vediamo un po' cosa c'è altro da vedere. Credo che vi ho fatto vedere tutto. Qua ci sono i gradini che sono un po' connessi, anzi molto sconnessi. Vediamo, vediamo. Guarda lì, guarda che antichità. Vediamo qua cosa c'è. Vediamo, vediamo che antichità. Madonna, quante bottiglie di birra qua. Gli sfollati si sono bevuti tutte queste bottiglie di birra, guarda qui, è pieno di bottiglie di birra, oh. E guarda, guarda qui la grata, guarda le bottiglie di birra, guarda gli alberi che stanno crescendo vicino al muro. Vi ho fatto vedere tutto. Che antichità. Allora, Madonna. Ma secondo me queste bottiglie di birra te le sono bevute quando hanno girato il film. Sono tante. Guarda, lì ci sono. Niente, la villa è questa, vedete? Dalla casa delle finestre che ridono in provincia di Ferrara è tutto. Omaggio anche a Pupi Avati perché ci ha girato il film qui. Villa Boccaccini, la villa si chiama Villa Boccaccini, sta in mezzo alla campagna sperduta, piena di vegetazione, ormai tutta diroccata, crollata, non rimane quasi più niente. Vi saluto, vado a fare un'altra esplorazione in un'altra villa, sempre qui in provincia di Ferrara, e poi se ce la faccio anche uno stabilimento molto antico. Alla prossima esplorazione, ciao!